Ed eccoci qua, buona domenica, bentornati nella pasticceria di Angelo Di Masso a Scanno, nel cuore d'Abruzzo, questo posto meraviglioso. Grazie Jennifer, grazie a te, ancora a voi di essere tornati, una buona domenica primaverile. Primaverile, finalmente ci avviciniamo. Sì, beh, anche oggi, come abbiamo sempre proposto una linea della semplicità, oggi faremo delle ciambelle al vino rosso. Io l'ho chiamata anche la ciambella di Marcello. Marcello Zaccagnini, che è un amico di famiglia, che chiama mio padre l'orso. Sì. Allora queste le dedico a lui, perché ho utilizzato il suo Montepulciano d'Abruzzo. È una ciambella semplicissima, dove tutti gli ingredienti vengono messi assieme. Okay. Perché? Perché diciamo che è sulla struttura di una brisée, cioè deve essere molto friabile. Okay. Però a secondo di come noi la andiamo a lavorare e della quantità di liquidi, okay, possiamo avere un risultato più friabile, okay, meno friabile e più bombato meno. Okay. Sì, lo zucchero in questa parte, la ciambella in superficie, serve per dare più croccantezza in fase di cottura. Okay. Se vogliamo una ciambella più croccante ci mettiamo lo zucchero, altrimenti la lasciamo nella semplicità, la lasciamo in questa in questa maniera, scusate. Procediamo. All'impasto. Ok. E allora, Angela, che si fa? Abbiamo messo la farina con l'ammoniaca e il cremo di tartaro. Sì. Il cremo di tartaro, che si utilizza anche nella lavorazione dello zucchero tirato e soffiato, che se vuoi un giorno lo potremo realizzare per far vedere ai nostri spettatori questa tecnica, che assomiglia al vetro di Murano, serve per dare morbidezza. Ok. Va bene? Invece l'ammoniaca è un lievito, quindi di conseguenza ci serve per dare un po' di volume in fase di cottura e di larghezza alla nostra ciambella. Poi inseriamo, come avevo detto, tutti gli ingredienti assieme: lo zucchero, la composta di arancia. Quindi che tutto io insieme. Ripeto, sì, la metto dappertutto perché a me piace molto. Ecco, ripeto, le dosi noi non le diciamo mentre spieghiamo la ricetta, perché poi le trovate a fine puntata, io lo dico sempre. Olio extravergine di oliva abruzzese. Fantastico nei dolci. Fantastico, dell'amico prodotto, anche Ranieri. Prodotto versatilissimo. Il Montepulciano, che non può mancare. L'Abruzzo. C'è un caro amico che sta facendo un libro sull'olio. Ho avuto l'onore di curare l'introduzione e ho scritto proprio del fatto che questo prodotto meraviglioso ha fatto capolino finalmente anche in pasticceria, perché è fantastico. Sì, anche in pasticceria. Scherziamo. L'olio è. Noi abbiamo sempre le ferratelle, le nuvole, cioè che sono differenti, che si utilizzano. È comunque un prodotto solo con l'olio extravergine di oliva. Che profumo! Poi facciamo i biscotti integrali e con la farina di farro dell'amico questa guardiagrele, non mi ricordo, poi quando faremo i biscotti integrali. Sì, ecco. Beh, abbiamo un territorio con dei prodotti eccellenti, lo diciamo sempre, non ci stanchiamo mai di dirlo, e con dei produttori che sanno valorizzare questi prodotti e fanno dei grandi sacrifici per mandare avanti e comunque le aziende. Sono prodotti che comunque vanno trattati e curati in un certo modo, e quindi veramente questa cosa fa onore. Sì, sono prodotti. Sono scelte anche difficili. Anche per il territorio. Assolutamente. Ora, adesso continuiamo questa lavorazione a mano, tiriamo fuori l'impasto, lo versiamo sul tavolo. Metto da questa parte così è più facile vedere, vedete come è anche un po' sbriciolato. No? Dobbiamo cercare di non far riattivare la parte elastica della farina, che è il glutine. Okay. Allora lo lavoriamo ancora un po'. Questa è un'operazione, per chi ha una macchinetta a casa la può fare con una macchinetta, perché la pentola sì, una piccola impastatrice, altrimenti si può ottenere anche l'impasto. Ma è tanto bello farlo a mano. Sì, no, ma poi c'è la sensazione. No, l'impasto si deve toccare. Sì, sì.
Sono d'accordo. Io, guarda, tutto quello che riesco a fare a mano preferisco, cioè... Anch'io, no? Sai, quando poi ci sono grandi volumi... Si va di volumi, fretta, ma vabbè, nel vostro ecco, caso sì, però... Nella pasticceria... Dico, quando si fanno a casa le cose, prendiamoci il tempo, diventa anche un modo per staccare dai ritmi frenetici, no? Dedichiamoci proprio a fare quella cosa e farla bene, prendendoci tutto il tempo necessario. Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Vedete, comunque l'impasto piano piano incomincia a prendere... Forma. Una forma e una consistenza. Uniformità. Sì, che è quella essenziale per... Allora, io amo, quando faccio le ciambelline o questi tipi di procedimenti, mi piace comunque pesare tutto... Sì, in maniera tutti, precisa. Diciamo, tutte le ciambelle che andiamo a fare, quindi per avere uguali. Tutte quante uguali, da 20 grammi, 30 grammi, da quello che è. Quest'oggi non la peso... È giusto per far vedere, ma le nostre casalinghe sono bravissime e quindi sanno benissimo. Adesso è solo per dare un esempio. Poi vedi il bello dell'arancia, sì, di mettere comunque alla fine del sapore. Noi facciamo questo procedimento, grazie del tuo aiuto. Timido, no, io voglio imparare. Ecco qua, abbiamo fatto la ciambellina, chiudiamo. Se vogliamo mettere il... lo zucchero, basta bagnare la superficie e poi intingere nello zucchero in questa maniera e dopodiché lo mettiamo sulla teglia. Così? Perfetto, sei bravissima. Io ho visto le tue zeppole che sono i risotti che fai. Merito vostro che mi insegnate. Io sono... Beh, di tutti gli amici grandi chef di qualità Abruzzo. Eh sì, sono meravigliosi. È veramente una bellissima famiglia. Assolutamente. Quindi... Poi io ho sempre avuto una dote, e questa me la riconosco, ma sin da bambina imparo velocemente. Sì, sì, ma sei bravo, è fortunato Morgan. Che sono un'acuta osservatrice, osservo tanto. Bene, bene. E allora, poi insomma, queste andranno in forno, sì, per... Sì, in forno, e allora, questo è importante, non alta la temperatura, okay. Un 170 gradi, poi è ovvio che varia da forno a forno, non tutti i forni corrispondono all'altezza, comunque è meglio partire con temperature un po' più basse, quindi partiamo da un minimo 160 fino ad arrivare a un massimo di 170 e si oscilla dai 20 ai 30 minuti. Quindi cottura anche abbastanza lunghetta. Il risultato finale è così. Con lo zucchero? Con lo zucchero, senza zucchero, le ho ottenute un po' più spesse, okay. È così. Perfetto, quindi anche per differenziarle possiamo farne alcune più sottili ad aggiungere lo zucchero ed altre farle un pochino più spesse senza mettere, sì, lo zucchero. Guarda, poi ti dico, anche la ciambellina così, se uno volesse, sì, fare un dessert, sì, per la sera, per gli amici, basterebbe fare un marsala o un vinsanto, anche fortificato. Buono. Anche buono, il vino, insomma, cotto, comunque, anche il vino cotto con una crema inglese, semplicissimo. E avete il dessert. E avete il dessert che si può mettere una piccola ciotolina a ogni nostro invitato, gli diamo due ciambelle, tre ciambelle, se le possono attingere, secondo me è una goduria da prendere. Sì, un po' mettere... di crema, un po' di... cioè sì, proprio ci si gioca anche e diventa conviviale. Per, no? La mattina, per fare la prima colazione. Per un tutto. Tè nel pomeriggio, per un caffè con le amiche. Per tappare quel momento di fame che ci coglie impreparati, allora magari le mettiamo in borsa, una bustina, due, tre, quando abbiamo fame, via. Sì, poi insomma, voglio materie prime freschissime, prodotti semplicissimi, farina abruzzese del mulino Candelori. Perfetto. Che cosa vogliamo di più? E anche oggi allora ci siamo, Angelo. Grazie. Grazie Jennifer, un saluto ai telespettatori e grazie a voi di tornare sempre qui. Grazie a te Angelo per le tue ricette e come sempre continuate a seguirci sempre su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo. A domani.